Quarta parte della prima lezione per l'insegnamento di analisi funzionale del corso di laurea magistrale in matematica dell'Università di Ferrara. Quando abbiamo parlato del principio di Dirichlet nelle ispezioni precedenti abbiamo visto come la soluzione dell'equazione di Poisson su un certo dominio omega aperto e limitato con dati al bordo prescritti fosse equivalente a dire che u è una funzione dello spazio xg delle funzioni di classe c2 sulla chiusura dell'aperto dell con uh, dati al bordo prescritti dalla funzione g. Adesso uh, prendiamo il caso particolare in cui la funzione g sia la funzione nulla, quindi lo spazio xg diventa lo spazio x0, ed è un, uno spazio vettoriale, ecco, questo ci fa comodo. E abbiamo visto che eh, il principio di, 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 le soluzioni del, del problema di Dirichlet, per il principio di Dirichlet, sono eh, quelle soluzioni per cui si ha che l'integrale su ω di f per h più l'integrale del gradiente di U per il gradiente di H su Omega, questo è un prodotto scalare di gradienti, tutti integrali su Omega in di Questa cosa qui è nulla. Questo era il punto B che abbiamo enunciato nel, nel principio di Dirichlet. Eh, possiamo riscrivere questa formula in questo modo, cioè, eh, portiamo da una parte un integrale lasciamo dall'altro l'altro, quindi questo diventa meno integrale su omega di fh in dx è uguale integrale su omega del gradiente di u scalare gradiente di h in dx. Ah, ecco, e questo deve valere, eh, mi dimenticavo una cosa importante, questo deve valere per ogni h che sta nello spazio x con 0. Una cosa interessante: se esaminiamo, eh, se esaminiamo eh, questo integrale qua che, che troviamo a destra, eh, l'integrale eh, su omega del gradiente eh, del prodotto scalare del gradiente di due funzioni u e h, questo integrale qui definisce un prodotto scalare su x con 0. Quindi lo possiamo pensare come U scalare H, definiamo il prodotto scalare come questo integrale, questo è un prodotto scalare sullo spazio di scon zero. Il motivo per cui eh, ciò funziona, eh, beh, per verificare che un prodotto scalare... Basta verificare che è un, no, un prodotto che è lineare sia in U che in H. Quando U e H sono uguali abbiamo l'integrale del gradiente di U in modulo al quadrato, quindi abbiamo una quantità positiva. L'unica eh, proprietà dei prodotti scalari che va eh, in qualche modo eh, verificata è la, non, la proprietà eh, non degenere, cioè mh, per verificare che eh, u scalare u uguale a 0 implica che u è identicamente nulla eh, serve una, un risultato importante eh, utilizziamo quindi utilizziamo Quella che va sotto il nome della disuguaglianza, disuguaglianza di Poincaré. Cosa dice la disuguaglianza di Poincaré? Eh, in una delle sue varie forme, eh, proposizione, cioè enunciamola per bene, Poincaré. dice che sia omega un aperto limitato di rd, il nostro aperto su cui studiamo il problema di Dirichlet, allora esiste una costante c eh, positiva, che dipende solo da, da come è fatto omega, eh, tale che eh, per ogni funzione g eh, che sta in c1 di omega chiuso eh, tale, eh, con eh, g ristretto al bordo eh, identicamente nullo, quindi per ogni funzione di classe C1 che si annulla sul bordo di G eh, sia che l'integrale su omega del quadrato di G è minore o uguale di questa costante c omega per l'integrale su omega del quadrato del, del modulo del gradiente di g. Quindi questo co cosa ci dice la disuguaglianza di Poincaré? Ci dice che l'integrale del gradiente controlla l'integrale della funzione senza derivate. Questo vuol dire che se l'integrale del quadrato del gradiente si annulla, allora si annulla anche l'integrale della g. E allora quindi il modulo di g deve essere identicamente nullo, e quindi la funzione è nulla. No? Eh, <coughs> quindi applicando questa disuguaglianza di Poincaré, questa disuguaglianza di Poincaré la dimostreremo alla fine del corso. però se volete, potete provare già a dimostrare il caso in cui ω è un intervallo aperto di r1 della, della retta reale, in quel caso lì basta il teorema fondamentale del calcolo e se la funzione g si annulla agli estremi dell'intervallo è molto facile eh, recuperare questa disuguaglianza. Quindi provate a dimostrarla nel caso di dimensione 1 eh, in cui, quando ω è un intervallo limitato della retta reale. E questo cosa ci dice? Ci dice quindi che se eh, U scalare u in, in, eh, nello spazio x con 0 questo non è altro che l'integrale del gradiente eh, di u al quadrato in x su omega è 0 allora questo implica la disuguaglianza di Poincaré implica che u al quadrato su omega ha integrale uguale a 0 e quindi se u è una funzione continua u è identicamente nullo eh, su omega e quindi abbiamo che il prodotto scalare che abbiamo definito è proprio non degenere e inoltre questa quantità eh, U scalare U è sempre una quantità eh, maggiore o uguale di 0, questo per ogni U, e poi abbiamo le proprietà di simmetria di, e di quindi U scalare V eh, si vede subito che è uguale a V scalare U, e poi abbiamo le proprietà di linearità se avete U scalare V, più v in x con 0, si vede facilmente che questo è per la proprietà di linearità dell'integrale, è la somma di v più v. Ok, e quindi uh, abbiamo quindi un prodotto scalare, quindi x con 0 insieme a questo prodotto scalare è uno spazio che abbiamo chiamato nel corso di analisi 3 eh, pre-Hilbertiano. o comunque uno spazio dotato di prodotto scalare, Lo possiamo, ha una struttura euclidea, uno spazio euclideo di dimensione infinita. E in particolare ogni volta che avete un prodotto scalare possiamo definire una norma, quindi possiamo, possiamo dotare x con 0, della norma indotta dal prodotto scalare, quindi la norma di una certa funzione u nello spazio di x con 0 sarà definita dalla radice quadrata di u scalare u rispetto a questo prodotto scalare, quindi sarà l'integrale eh, del gradiente di u al quadrato su omega in dx tutto elevato all'1 mezzo. Ecco, eh, quindi abbiamo uno spazio eh, normato, Uno spazio normato. Adesso eh, diamo un'occhiata anche al lato, uh, al lato sinistro dell'uguaglianza uh, che ci derivava dal principio di Dirichlet. Questo, questo, questa quantità qua, l'integrale eh, su omega di F per H. Se noi adesso diamo un nome a quella quantità, quindi la chiamiamo L di h, la quantità integrale su omega di f per h in di x. Ricordiamoci che f è un dato del problema. Questa L prende eh, funzione di x con 0 e mi restituisce un numero, e questa è un'applicazione lineare: è lineare su eh, x con 0 perché, eh, per la linearità dell'integrale. Quindi al posto di h mettete la somma di h 1 più h2 e ottenete l di h1 più l di h2. Ed è continuo su x con 0 normato da questa norma che abbiamo appena definito. Come si fa a vedere la continuità? Beh, eh, basta vedere che eh, il modulo di lh è minore dell'integrale del modulo di f eh, per h in dx. Se applichiamo la diseguaglianza di Elder, questo è minore uguale dell'integrale eh, di f al quadrato in dx all'1 mezzo per l'integrale di h al quadrato in dx all'1 mezzo. E se adesso applico eh, ancora una volta la disuguaglianza di Poincaré, vedete, quando, vedete quanto viene importante questa cosa qui, otteniamo minore o uguale da una parte abbiamo la norma L2 di F su omega, e qua avremo una costante C omega che moltiplica la norma, eh, sarebbe l'integrale del gradiente di H al quadrato. Su omega dx tutto all'un mezzo quindi abbiamo una certa costante c c è data dal prodotto di c omega per la norma di f in l2 che moltiplica eh, questa quantità qui che è la norma di h rispetto alla norma x con 0 che abbiamo definito e quindi ecco che abbiamo una stima eh, per l'operatore lh quindi eh, l applicato ad h è minore di una certa costante per la norma di eh, di h in con 0 e da quando abbiamo una stima di questo tipo qui se, ha, se L è lineare segue che L è, è continuo. ecco che quindi eh, il, nostro il nostro problema di Dirichlet eh, che abbiamo eh, tradotto eh, con questa uguaglianza non è altro che l'operatore l, l applicato ad H uguale a un certo prodotto scalare fra U ed H. Mm, quindi ecco, eh, mi sono dimenticato di mettere un meno davanti a L, ma cambia poco la storia. Ecco che quindi il, il problema di, di Richelet diventa equivalente a trovare U nel nostro spazio di 0 tale che L di H sia uguale a u scalare h eh, per ogni h che sta in iscon0. E quindi eh, equivale al problema di dire che il, il funzionale lineare continuo L si può rappresentare tramite il prodotto scalare su iscon0. Quindi la domanda che ci poniamo, i funzionali lineari e continui su iscon0. Eh, I funzionali lineari continui su is con 0 sono, sono quelle funzioni che formano lo spazio duale di iscon0, quindi il nostro L è un elemento dello spazio uh, duale topologico di iscon0. Eh, sono tutti della forma di una funzione che ad h associa un prodotto scalare per una certa funzione u per un certo u che sta in is con 0 cioè eh, que, que, queste applicazioni qui da, da, dato dato u in is con 0 è chiaro che eh, se fate eh, u scalare h per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, questo è minore della norma eh, di U in iscon 0 per la norma di H in iscon 0. E quindi abbiamo che, questi funz eh, eh, quindi abbiamo che H, la funzione che ad H eh, preso in iscon 0 associa il prodotto scalare U scalare H in iscon 0, questa è lineare e continua. Ma sono tutti così i funzionali lineari continui? Quindi, perché se, se, se lo fossero, dopo anche il nostro L sarebbe di questa forma. E quindi esisterebbe un H che mi risolve il problema di Dirichlet. Ed ecco che eh, abbiamo un, un importante teorema. Il teorema di Riesz, teorema di rappresentazione di Riesz esistono tanti teoremi di rappresentazione di Riesz, questo è, vale per spazi di Hilbert che ci dice che eh, se eh, X è uno spazio di Hilbert, cos'è uno spazio di Hilbert? È uno spazio dotato di prodotto scalare che è anche uno spazio di Banach, ovvero che è completo. Allora, eh, per ogni eh, L app appartenente al duale topologico di X, cioè per ogni funzionale lineare continuo L, esiste ed è unico un elemento U eh, appartenente allo spazio X tale che L di H è proprio il funzionale che eh, ad H associa... Eh, eh, U scalare H. Questo teorema l'abbiamo visto nel corso di analisi 3, eh, lo, lo rivedremo anche durante il corso di analisi funzionale ed è un teorema importante, quindi eh, praticamente tramite la rappresentazione dei funzionali lineari, quindi tramite la conoscenza dello spazio duale, riusciamo a trovare esistenza di soluzioni di un problema di equazioni differenziali. Ma eh, purtroppo eh, questo teorema non si può applicare allo spazio di X con 0, cioè purtroppo il nostro spazio X con 0 ha un prodotto scalare, l'abbiamo trovato, ma non è completo. Non è uno spazio completo. Rispetto alla norma che abbiamo definito in ISCON 0 dal prodotto scalare e quindi non è, un, non è uno spazio di Hilbert. E quindi non si può applicare così come il teorema di Ritz. E allora quello che si fa per risolvere il problema, quello, quindi l'idea è quello di cerchiamo il completamento metrico, cioè cerchiamo uno spazio un po' più grande di x con 0 che, eh, che sia il completamento di x con 0, un po' come l'insieme dei numeri reali è il completamento dell'insieme dei numeri razionali, no? Quindi invece, quindi l'idea è che invece di x con 0 eh, utilizziamo il, eh, ancora non l'abbiamo definito, completamento di x con 0 rispetto alla eh, norma x con 0. Cioè uno spazio completo che contenga x con 0 come eh, sottospazio denso, no? in modo che eh, così come Q è un sottinsieme denso di R, questi spazi saranno, saranno eh, i prototipi di quelli che si chiamano spazi eh, di Sobolev. Gli spazi di Sobolev nascono proprio dall'esigenza di completare questi spazi che non sono completi rispetto alle norme che vengono fuori in modo naturale eh, dal, dal problema eh, quando si cerca di risolverli. Quindi, eh, il completamento di Iscon0 sarà quello che noi chiameremo lo spazio H10 di Omega e avrà la proprietà che questo Iscon0 eh, is con, eh, è contenuto in H01 di Omega e la chiusura di Iscon0 in questo spazio eh, è tutto lo spazio eh, dove la chiusura viene fatta rispetto alla norma eh, che abbiamo definito prima, che si può definire anche su H01 eh, su questo spazio, poi sarà saranno definite le derivate deboli, eccetera, quindi ci sarà tutto un lavoro da fare, però l'idea è quella di poter eh, recuperare eh, la proprietà di completezza che viene meno quando eh, si lavora su spazi che sono pur regolari, sono anche belli, questo iscon zero è uno spazio fatto di funzioni c2 eh, regolari, continue, derivabili, eccetera, però purtroppo non ha completezza rispetto a questa norma che è stata definita in modo molto naturale a Partire dal problema che stavamo trattando, quindi è anche il modo migliore per andare a misurare le, le nostre soluzioni. Ok, ecco quindi questo, questa piccola carrellata sul problema di Dirichlet sulle, per le equazioni di Poisson ci ha introdotto un po' il, il punto d'arrivo del nostro corso e, e ci ha fatto capire come. Certi strumenti che andremo a sviluppare ci aiuteranno a rispondere alle domande che nascono affrontando problemi di questo tipo. Nella prossima lezione, cominceremo una, um, un ripasso a da partire dalle basi degli spazi eh, topologici, quindi i con concetti di topologia di base.